Benvenuti alla decima parte di Invito alla lettura. Stai leggendo insieme a me il libro Terror di Ferdinand von Schirach. Per oggi hai preparato queste domande. Adesso cercheremo di vedere assieme come risolvere e controllare appunto il compito. Le domande erano: Was konnte dank der Auswertung der Black Box herausgefunden werden? Quindi cosa è stato appunto raccolto grazie alla valutazione della scatola nera? Was bedeutet das für die getöteten Passagiere? E cosa significa questo per i passeggeri morti? La seconda domanda: Wie verteidigt sich Lars Koch in diesem Kontext? E come si difende lui stesso? Quindi, la prima domanda, vediamo anche la scatola nera di Black Box. Black Box è femminile, qui è un genitivo, die Auswertung der Black Box. Was konnte dann die Auswertung der Black Box? Quindi cosa si è potuto scoprire? Herausgefunden werden è un passivo, konnte herausgefunden werden, infinito è herausfinden, scoprire, quindi konnte, participio più werden, che appunto è il passivo perfetto con i modali. Chi non si ricordasse, c'è un video apposito. Konnte herausgefunden werden, quindi cosa si è scoperto, o si è potuto scoprire, grazie, dank, più genitivo o più dativo, die Auswertung der Black Box, grazie alla valutazione, all'analisi della scatola nera. La risposta la troviamo in questa citazione. Wir wissen, lo dice il presidente, il giudice, aus der Auswertung der Black Box. Poi c'è tutta la parte dove si trova negli atti, che non ci interessa. Das die Passagiere versuchten, e qui c'è un'infinitiva, in das Cockpit einzudringen. Quindi hanno cercato, verbo versuchen, e chiedo un'infinitiva con zu, vedete, einzudringen, quindi di penetrare, letteralmente, eindringen, poi c'è zu perché appunto lo zu è richiesto da versuchten. Cercarono di, e quel di si traduce con su, di entrare nella cabina di pilotaggio, das Cockpit in tedesco. C'è l'accusativo perché eindringen richiede un wohin, quindi richiede un wohin, quindi in più accusativo. Als das Flugzeug explodierte, quando l'aereo è esploso, qui è un preteritum. Quindi abbiamo un problema, perché se il nostro Lars Koch non avesse abbattuto l'aereo, forse passeggeri o alcuni poi sarebbero riusciti a entrare nella cabina di pilotaggio e avrebbero fatto in modo che il terrorista non avesse fatto precipitare l'aereo, eccetera, eccetera. Questo evidentemente non si può dire, ma è un argomento che poi userà più avanti la procuratrice pubblica. Quindi questa è un'informazione importante, il fatto che da questa valutazione a scatola nera si scopre che appunto i passeggeri stavano cercando di fare qualcosa. Sie handelten, sie wollten eben in das Cockpit kommen. Ecco, quindi qui vediamo i passeggeri di un aereo, chiaramente non è l'aereo in questione. Wie verteidigt sich Lars Koch in diesem Kontext selbst? Come si giustifica lui stesso in questa situazione? Vediamo la risposta, la prima parte abbiamo già letta. Ich habe es nicht gesehen. Non ho visto niente, non l'ho visto. Gut, dice il Presidente, Sie haben gegen den ausdrücklichen Befehl Ihres Vorgesetzten gehandelt. Quindi lei ha agito contro l'ordine esplicito del suo, poi abbiamo der Vorgesetzte, qui viene declinato al genitivo, quindi Ihres, del suo capo, Ihres Chefs, Ihres Vorgesetzten, e si declina al genitivo maschile. Ja, das habe ich, e quindi ammette l'imputato di averlo fatto, e poi dice ja. Das habe ich, e poi warum, e poi motiva, quindi qui dà la sua motivazione, weil ich es für richtig gehalten habe, perché ho ritenuto cosa giusta, ich habe es nicht fertiggebracht, non sono riuscito a permettere, a far sì che 70.000 Menschen sterben, cioè non ha voluto che appunto morissero 70.000 persone. Und nun wird weitergelesen. Adesso dovrei leggere diverse pagine, da pagina 79 a pagina 93. Alcuni vocaboli importanti saranno ermitteln, indagare, die Tatsache, il fatto, wesentlich, essenziell, essenzialmente, forse è più facile da ricordare nella seconda variante, sich mit etwas auseinandersetzen, confrontarsi con qualcosa, die Tat, qui si intende di criminelle Aktion, quindi il
crimine, sich bereichern, arricchirsi, conoscete reich nella parola, nel verbo, l'aggettivo reich lo conoscete nel verbo bereichern, sich bereichern, arricchirsi, die Überlegung, la riflessione, quindi qui conosci di riflessione, rechtswidrig, illegale, aggiungo illegale in tedesco, no? La Costituzione, la modifica di quella legge o la legge che è stata appunto varata era incostituzionale, era quindi illegale. E poi il verbo abwägen, molto importante, quando si deve valutare qualcosa e confrontare qualcosa, si usa questo verbo, anche vantaggi e svantaggi. Abwägen, qui però è abwägen, wägen, wog che wogen, ab che wogen, è un verbo appunto separabile, wog ab e at ab che wogen. Ecco, vediamo questo verbo particolare, abwägen. Tra l'altro queste belle tabelle le trovate sul sito del Duden, scrivete un verbo e poi lo potete far coniugare a tutti i tempi e a tutti i modi. Qui abbiamo presente, preteritum, perfect e pluscamperfect, come vedete è un verbo irregolare al perfect, infatti wog ab, e abgewogen è appunto il participio passato. Altri vocaboli importanti nelle pagine che dovrai leggere per la prossima volta. Rechtfertigen, giustificare, rechtfertigen. Wertvoll, prezioso. Das Verhältnis, nel senso di relazione. Ecco, quando per esempio c'è 1 a 4, 1 a 100, in tedesco si dice 1 zu 4, 1 zu 100, eccetera. Quindi questo due punti viene tradotto con zu, 1 zu 4. Poi abbiamo einen Eid schwören, prestare un giuramento. Questo schwören è un verbo irregolare, schworen, schworen. Poi ve lo mostrerò nella declinazione, anzi coniugazione completa. Treu, fedele. Verteidigen, difendere. Abbiamo già visto verteidigen, adesso vediamo anche il verbo. Verteidigen. Opfern, sacrificare. Abbiamo già visto das Opfer, la vittima, c'è anche das Opfer il sacrificio, adesso vediamo il verbo sacrificare, Opfern. Der Gehorsam, l'ubbidienza. Qui vediamo il verbo schwören, è un verbo irregolare, paradigma schwor, geschworen. Vediamolo adesso questa volta nello Zingarelli, come bella colorata. Vediamo appunto il verbo al presente, ich schwöre, tu schwörst, du schwörst, e poi abbiamo il preteritum, ich schwor, quindi è irregolare, non ha più l'umlauta, quindi cambiamento di vocale. Per quanto riguarda la traduzione di schwören, vedete, giurare, etwas schwören, è un verbo transitivo, einen Eid schwören, quindi fare, prestare un giuramento. Anche qui vedete, trovate sempre tutte le espressioni in questo bellissimo dizionario della Zingarelli tedesco-italiano. E vediamo anche der Eid, il giuramento, dell'espressione einen Eid ablegen oppure schwören, quindi prestare giuramento. È proprio un termine giuridico, vedete, jur, no, sta per tedesco appunto legale, appunto della giurisprudenza. Dà anche queste indicazioni appunto per quanto riguarda il lessico. E il participio passato appunto è geschworen. Le domande che dovrei preparare sono: Was ist in heutigen Strafprozessen anders? Che cos'è diverso nei processi di oggi? Als, quindi è un comparativo, un confronto, als in der Vergangenheit rispetto al passato, als früher. Was ist heute anders als früher? Quindi stiamo parlando di processi, Strafprozessi. Seconda domanda. Was möchte der Vorsitzende deshalb von Angeklagten wissen? Che cosa desidera sapere il giudice appunto dall'imputato? E poi, wie verteidigt Lars Koch seine Entscheidung? Come giudica appunto il signor Lars Koch la sua decisione? Come sempre, rispondi prima alle domande, leggi bene e poi potrai verificare con il video successivo.